42. Ciao Poperega Nerd, siamo al Giffoni Film Festival. In questa 49esima edizione abbiamo incontrato tantissimi artisti internazionali ma anche nazionali, tutti accomunati per l'amore per la cultura nerd. Anzi, gli abbiamo proprio fatto questa domanda: cosa vuol dire per loro essere nerd e perché ancora oggi questo termine ogni tanto non è ben visto? Woody Harrelson, Charlie Heaton, Natalia Dyer, ma anche Stefano Fresi, Edoardo Leo, Amber Heard e tantissimi altri ci hanno risposto. Quindi, se siete curiosi di sapere qual è stata la loro risposta, restate con me. The young nerd is perhaps the apex of human development. Getting to see the Millennium Falcon, it's for a person who grew up with that, it was exciting. And the people were great. I think a nerd is someone who is obsessive about things that most people wouldn't be obsessive about and are really good at it. For me, being a nerd is knowing way later that the things that really kind of tortured you that were uncool about you and that kind of torture you when you're young and you're finding yourself are later the things that make you special. Being a nerd. I think people are intimidated secretly by nerds, you know. Yeah, I don't know. I think nerds, I mean, like nerds, so you're studious, you're knowledgeable, I think people get intimidated by that. So the first thing you want to do is put some derogatory sensibility on it. Yeah, it's also kind of just when you're kind of young, I think, in youth, and not what, even if you are that, you know, maybe interested or kind of intellectual, it's like trying to hide it because you're afraid of. Right. I don't know, yeah. Yeah, I think it's because people are scared. Yeah, for sure. Essere nerd per Maurizio Merluzzo vuol dire essere Maurizio Merluzzo, perché Maurizio Merluzzo è un grandissimo nerd da sempre. Poi sai, oggi il nerd non è più quello che era il vecchio cliché, no, dello sfigato. Anzi, ora essere nerd è figo. Ormai essere nerd è molto più di prima. Quelli che prima erano nerd adesso sono la gente comune che è appassionata di cultura pop. Il vero nerd adesso è quello che ti sa riconoscere magari il minimo particolare o tutto. È perché è il mio mondo, quindi nel senso le mie passioni sono il mio mondo, quindi se non potessi vivere le mie passioni non sarei vivo. Scherzi, abbiamo fatto tre smetto quando voglio, cioè noi abbiamo la patente. Noi abbiamo proprio la patente da nerd e esatto. Sydney ci ha consegnato proprio secondo me proprio nell'Olimpo dei nerd. Quando pensi ai nerd pensi sempre a dei ragazzi molto, non so perché nel mio immaginario ragazzi molto giovani. Poi invece è bellissimo scoprire dei cinquantenni che sono nerd proprio veri ed c'è una. Si crea pure una comunità, insomma, un'affinità, ti rendi conto, tutti abbiamo una parte nerd forte, non bisogna avere il timore di tirarla fuori. Sono totalmente d'accordo con lui, nel senso che essere nerd vuol dire avere una passione smodata per qualcosa ed esprimerla fino all'ossessione, quindi ben venga, perché poi chi va ad eviscerare veramente le materie sono i nerd di quelle materie. Può valere per qualsiasi cosa, si può essere nerd di qualsiasi argomento. E per me è sintomo di grande, grande attenzione sul mondo. Guarda, io non credo di essere nerd, però purtroppo ho scoperto di avere degli atteggiamenti estremamente nerd. Per esempio, Stranger Things l'ho visto esattamente in 3 giorni. Non ho dormito per 3 giorni, perché ho visto la serie e non riuscivo a interromperla. E quindi poi, durante la giornata, dovevo fare delle cose. Quindi la notte mi vedevo tutte le puntate. E poi sono stato veramente abbracciato dal Trono di Spade. E ho sofferto poi la fine, ma non perché ho criticato l'ultima stagione, ma perché ne ho sentito la mancanza. Un po' nerd, sì, assolutamente. Soprattutto per le parti delle serie TV, BoJack Horseman, Rick and Morty, quel lato lì. Nerd, per come la vedo, è molto su chi ama i videogiochi, chi ama non tanto i secchioni, perché poi alla fine ho conosciuto nerd che poi della scuola non gli interessava poi granché, però hanno una passione specifica per quello che riguarda magari qualcosa della scienza o veramente come me serie TV. Io ho praticamente 7 cuscini di BoJack Horseman a casa. Mi sento.
I have no idea. It's only positive for me. I like nerds. Yeah, Jesse Eisenberg's one of my best buddies. I think nerds are going to rule the world. Mm-hmm. Like, you know, the bros and the macho dude, they're obsolete now. It's a, you know, it's all technology, and I think nerds are cool, which is kind of an oxymoron, but I do. The most interesting people I know in my life weren't the popular, they weren't, you know, and I think like that's kind of how I feel about myself. I think the things that I'm most proud of myself is kind of what I did or what I stood for, not because it was cool, but because it like wasn't. Diciamo ero più giovincello, diciamo perché avevo un più piccolo percorso di vita. Devo dire che forse la definizione nerd era vista proprio in maniera molto negativa rispetto ad oggi, anzi oggi è quasi più un vanto riuscire a definirsi nerd, perché Big Meteori è una serie TV che comunque ha sdoganato e ha dato un valore al fatto che se una persona ha delle passioni e le voglia inseguire non c'è nulla di male. È un termine che secondo me pian piano si sta sdoganando e forse ne subentrerà un altro successivamente. È un discorso molto, molto complesso da fare, però diciamo che un certo pressappochismo e qualunquismo che ha dominato la nostra società, la nostra cultura per alcuni anni, ha relegato quelli che erano molto interessati a certi argomenti, molto interessati in maniera maniacale a certe cose, ad essere, sembrano quasi gli sfigati, invece poi sono diventati molto competenti su alcuni argomenti, quelli che erano qualunquisti sono rimasti qualunquisti, per cui però credo che adesso questa accezione si sta perdendo e non si accosta più l'immagine del nerd all'immagine del perdente.